E poi con il 17° tempo abbiamo Benue e Maggi con la Skoda Fabia Evo. Vediamo intanto il ritardo di 52 secondi. Che ha dato subito la zampata vincente. La vettura numero 21. Marco Silva, il luogo dove la vedova di corse ha scelto di promuovere il suo evento sportivo. Zetti, anche lui la fatica. La vettura è curata dal team Bianchi, una delle ultime della classe RC. I piloti andranno a portare le loro vetture. 32, ecco intanto Jordan Rocchi con dei costi sensibilmente più bassi, ma con delle prestazioni 25, davvero sempre più vicine. Presenti in questo appuntamento del settimo special race circuit by divulga le notizie che andranno poi a costruire l'edizione 2024 del Rally di Salso Maggiore. Quello di Monza, quello chiaramente che porta i colori italici. Sarà da queste parti, quindi una storia familiare che continua, e con Paolo Zanini che ha deciso di accompagnare anche il giovane Davide. Paolo Zanini è uno dei navigatori che gode di maggiore esperienza, davvero molto da raccontare, navigatore lombardo, e anche in questo caso sarà interessante seguire la gara del giovane Davide Brega. Possono partire anche loro, buon divertimento. Con il numero 35 sempre per i colori dell'Alma Racing, ma sempre la guida. È sempre un'emozione per chi questa storia l'ha vissuta, avere in pedana una Lancia Delta integrale. A portarcela Giuseppe Collura e Federico Di Leo. È sempre un piacere, Collura, avere queste vetture in pedale che hanno scritto una storia importante. Tra l'altro ci siamo visti su a San Damiano per lo storico, per il primo rally, ti ricordi? Questo invece è il primo del moderno. Era il primo dello storico, poi il primo del moderno. Sempre una cosa fantastica. Poi qui a Monza è una cosa particolare, iniziare questa esperienza qua è fuori dal, fuori da ogni... insomma, è bellissimo. Insomma. Un'esperienza a Monza con una vettura di questo tipo è senz'altro un qualcosa che vale la pena vivere e raccontare. Salutiamo Collura e Di Leo, equipaggio numero 46. Alessio Villani con Nina Pazia e Giulia Cittis della ABS Sport. Intanto vediamo gli aggiornamenti. Ci eravamo lasciati con il decimo posto che era nelle mani di Fontana, ma intanto ovviamente qualcosa è cambiato, non tanto per le primissime posizioni. Andiamo a segnalare appena fuori la top 10, la tabella, prendo le via, buon divertimento. Poi abbiamo il 12°, quindi Longhi e Papaleo che sono scesi al 13° posto. Portata in gara 14° tempo, 15° Santa Luca Calvani, e Melani con il numero 47, 17° Potente, Rossato 18°, Zetti 22°, poi Pistoiese. Ci fa molto molto piacere avere gli equipaggi esterni qui alla Vedovati Special Rally Circuit, settima edizione. L'aggiornamento nel corso di questa prima delle quattro prove, questo equipaggio, la bandiera tricolore che sventola, e loro possono prendere via 23 chilometri dove ovviamente siamo una classe nella... anche
questa tipologia. L'equipaggio numero 30, Jordan Brocchi e Mauro Cucchi, vedremo dove andranno a inserirsi. Il tempo si è inserito nelle posizioni che contano, stiamo scorrendo chiaramente la classifica. Nella prima prova speciale, 23-400 per essere precisi, nella prima tornata, equipaggio con il numero 3 alla guida della Citroen C3 VRC Plus. Ultimo tratto per scaldare freni. Un altro equipaggio che serve chiaramente ai più veloci per mettere qualche secondo, qualche centesimo di secondo a fare la differenza con gli avversari. Tutto è rimasto invariato. E due, terzo Puricelli, Menchini con Citroen DS3 VRC in 12.06. La Alessandro capo classifica è di 13 secondi e 8. Possono partire anche loro. Equipaggi che ci raggiungono dalla Toscana e addirittura dalla Salento e dalla Sicilia, dimostrazione della popolarità che gode questo evento, è sicuramente molto particolare. Mentre la Sport Special, attenzione, arriveranno altri equipaggi pronti più a cercare un posto. 17 km 300 metri, prove che verranno ripetute due volte e poi Filippo Serena e Luca, avete tanti equipaggi oggi presenti a questa settima edizione del Rally, lo Special Rally Circuit. Una prima giornata qui al Vedovati dove il sole ci aveva accompagnato. Qui ovviamente siamo in casa per l'appuntamento molto eloquente. Lady Rally Verona, la nostra corsa contro la violenza è iniziata, è un bel messaggio. Da 23 km 400 e 2 da 17 km e 300 metri. Tutto lo svolgimento del corso era Cosmos con Antonio Gaetano e Luca Lattanzi. Scattare verso la prova speciale. Numero dovrebbe essere 201, intanto vediamo proprio la vettura. Della speciale, così come metri
Stiamo chiaramente parlando della Ford Sierra Cosworth, una sicuramente nella Bonaiti. Ci hanno detto che hanno avuto un problema, un pneumatico, l'abbiamo risolto molto bene così. Al 9.37 sono ben 37 gli equipaggi che hanno concluso questa nel contesto di questo appuntamento. Numero 84, altro equipaggio femminile formato da Anna Chinnici insieme a Franco Parmalda. Abbiamo invece Luca De Marco e Gianmarco Potera. Vedete, c'è anche un simpatico striscione da Casarano, la Lombardia, apri tutto e scappa via. Beh, Salentini, beh, che bella, che bello il Salento, che bello. Grazie di aver raggiunto. Anche l'arrivo, ecco la cosa migliore di quello. Di lì c'è uno che non scherza, l'hai scelto veramente bene. Massimiliano Vilinti, con l'occhio un complimento che potevi sentirti dire alla partenza del rally. In bocca al lupo, divertitevi ragazzi. Gian Andrea Pisani con Elena Neri per i colori della Marta Carello dietro il nome della Renault Clio. Le vetture a trazione integrale, intanto anche qualche istante anche per loro, poi li vedremo scattare. In bocca al lupo, buon divertimento. Conferma la chiusura per la Forza era Cosworth, guidata da Antonio Gaetano con Luca Lattanzi a dare le note. Tracciati numero 55 Peugeot per Ghirardi, mentre è Peugeot anche la vettura 208 di Casa Peugeot per Di Pietro, per Gabriele Di Pietro, che ha come navigatore Andrea Investimento, ovviamente del gruppo, numeroso gruppo dei piloti della Under 25. Pensate che di questi rally circuit possono partecipare anche più patente di guida, ma hanno chiaramente la licenza essendo al di sotto, e quindi con Massimo Pompanti e Fabio Cortinovis sulla R3. Vediamo intanto 20-23. Roberto Buffon
nuovamente Graziano Melber con Luca Catano della New Drive Racing, pilota bresciano. Intanto abbiamo il piacere di avere con noi un altro Under 18, Francesco Paganiella, insieme all'espertissimo Roberto Bonetti a bordo di questa Renault Clio. Allora abbiamo divertimento, mi raccomando, seguite con molta attenzione il giovanotto, perché oggi dobbiamo festeggiare. Vettura della GMA Racing, lo ricordiamo ancora, il numero 93, Francesco Paganiella insieme a Roberto Bonetti, Renault Clio, prendono il via in questo istante, in bocca al lupo. La grande festa, la preedizione di questa settima edizione dello Special Rally Circuit by Vedovate Corse. Ricordiamo ancora MC Racing Store Garage, la IGV Race, la Mitec Automotive e articoli tecnici, aziende tra le altre che hanno affiancato il loro nome a questa edizione del Vedovati. Una Olio con il quinto, Linos Mattioda con il sesto, poi Miele, Simone Miele e Beltrami con il settimo posto, Ottavi, Dallera e Zanelli, poi 23 km 400, prima della chiamata alle ore 11:11 per la seconda prova speciale. Chiaramente c'è solo l'equipaggio nella categoria storiche, il tempo di 13:50 e 6, direi un buon tempo per il 208. I colori sono quelli della Rally Sport Evolution, alla guida c'è Giuseppe Pozzoli, a dare le note Alessandro Arnaboldi. Attenzione perché dietro ci sarà l'equipaggio femminile, il numero è il 78 con la giovane Rita San Martino con la Peugeot 208, quindi un equipaggio rosa, un equipaggio Fedo con il numero 79. Intanto ecco il numero 75, è Alberto Spiga e Andrea Brusa della Pubblica. La Peugeot 208 è la vettura utilizzata dall'equipaggio 208 Peugeot. Quindi stiamo avviando verso l'ultimo gruppo di concorrenti che ci portano con Giorgio Mendeni, il colore della BS Sport Peugeot 208 numero 80, altro equipaggio Under 25 con il quale noi ci salutiamo, vi diamo ancora appuntamento questo pomeriggio alle 16:30 per l'arrivo, la cerimonia di premiazione, quindi grande festa dove scopriremo il vincitore di questa settima edizione dello Special Rally Circuit Vedovati Corse qui all'Autodromo Nazionale di Monza. Ricordiamo ancora che Vedovati gode dell'appoggio di MC Racing Store Garage, di DGV Race e di Mitec Automotive e articoli tecnici. A tutti buon divertimento, arrivederci.